Ciao, sono Elena e ti do il benvenuto in questa lezione di termodinamica. In particolare, in questa lezione parleremo del secondo principio della termodinamica, poi analizzando quelle che sono le macchine termiche e studiando il ciclo di Carnot. Inoltre parleremo, oltre che degli enunciati del secondo principio, anche dell'enunciato del rendimento e parleremo anche di quello che è il COP, il coefficiente di prestazione. Iniziamo subito. Allora, innanzitutto ricapitoliamo una piccola definizione che avevamo dato in una lezione precedente, ovvero quella sulle trasformazioni termodinamiche e sul primo principio. Avevamo parlato di trasformazione ciclica. Una trasformazione si definisce ciclica se lo stato finale coincide con lo stato iniziale e viceversa. Quindi di fatto quando in un grafico PV abbiamo una curva chiusa. Quindi in questo caso abbiamo una trasformazione che parte da A e torna ad A, passando per B, C e D. Quindi questo può essere un buonissimo esempio di trasformazione ciclica. Nella realtà si applicano le trasformazioni cicliche a diverse macchine, che sono macchine motrici o termiche e macchine operatrici. Allora, le macchine motrici o termiche trasformano il calore in lavoro ed è questo di fatto lo scopo principale della termodinamica, o meglio, quello che era lo scopo principale della termodinamica quando è nata. E in realtà adesso ci sono anche le macchine cosiddette operatrici, ovvero quelle che trasformano il lavoro meccanico elettrico in calore. Degli esempi possono essere, ad esempio, delle macchine motrici o termiche, una macchina termica qualsiasi, un motore a scoppio, piuttosto che una turbina a vapore. Mentre per quanto riguarda le macchine operatrici, dei buonissimi esempi potrebbero essere una macchina frigorifera, ma anche una pompa di calore, ovvero trasformano l'energia elettrica in calore, quindi nel caso del frigorifero per raffreddare gli alimenti, nel caso di una pompa di calore per poi trasportare il calore ad un'altra sorgente. Una macchina termica che cos'è però? Una macchina termica è un dispositivo che permette di trasformare calore in lavoro. Attraverso che cosa? Una serie di trasformazioni cicliche. È proprio per questo che le abbiamo introdotte. Allora, in questo caso ti ho messo un'immagine di un piccolo, diciamo uno schema anzi, di una macchina termica. Di solito le macchine termiche non hanno una sola sorgente, ma ne hanno due. Di solito sono una sorgente calda e una sorgente fredda. La sorgente calda avrà una temperatura maggiore della sorgente fredda. Allora, cos'è importante sapere per una macchina termica? Allora, per qualsiasi macchina, per qualsiasi processo che implichi una trasformazione ciclica, delta U sarà uguale a zero. Perché? Perché noi iniziamo in un punto, quindi in U iniziale, e finiamo nello stesso U, quindi l'energia interna iniziale sarà uguale all'energia interna finale, quindi chiaramente delta U sarà uguale a zero. Di conseguenza possiamo scrivere che il calore totale, quindi assorbito o ceduto dalla trasformazione, è uguale al lavoro totale, quindi lavoro compiuto o lavoro diciamo subito. Infatti, attraverso questo noi possiamo definire anche quelle che sono le macchine termiche, che possono essere reversibili o irreversibili, esattamente come una trasformazione termodinamica. Una macchina termica è irreversibile se non può compiere trasformazioni cicliche irreversibili, ovvero se non può compiere trasformazioni irreversibili, perché in quel caso andrebbe a modificare o il sistema stesso o comunque l'ambiente. Invece una macchina termica può essere reversibile se le trasformazioni che essa compie possono appunto essere reversibili, quindi si può fare a ritroso la strada diciamo di partenza. E infatti se consideriamo, ti faccio un piccolo spoiler diciamo, e se consideriamo una macchina di Carnot, se noi facciamo la trasformazione reversibile di una macchina di Carnot, otteniamo quella che è una macchina frigorifera. Per una macchina termica possiamo definire quello che è il rendimento. Il rendimento è un indicatore molto importante dell'efficienza di una macchina termica. Il rendimento si può utilizzare solo per le macchine termiche o motrici.
Perché? Perché è definito come il rapporto fra il lavoro e il calore assorbito. Ti ricordo che il lavoro può essere scritto come calore assorbito meno calore ceduto. Quindi di fatto il rendimento può essere scritto anche come 1 meno calore ceduto su calore assorbito. Il rendimento di fatto misura l'efficienza di una macchina termica e, come vedremo, non può superare o essere pari ad un certo limite. E adesso vediamo. Per le macchine operatrici invece non si parla di rendimento, come già ti dicevo prima, ma si parla di COP, Coefficient of Prestation, cioè di fatto è un coefficiente di prestazione, quindi anche qua misura l'efficienza, viene anche chiamato a volte infatti efficienza, di una macchina operatrice. In questo caso il COP, il coefficiente di prestazione, dipende dal tipo di macchina con cui abbiamo a che fare. Se è una macchina frigorifera, allora l'efficienza si misura come calore assorbito fratto lavoro, quindi di fatto l'inverso di una macchina motrice. Per una pompa di calore invece l'efficienza è data dal calore ceduto fratto il lavoro. Per avere ben chiaro questo concetto, facciamo subito un quiz che riguarda appunto il rendimento e non l'efficienza, perché diciamo che tra i due il rendimento è quello che riveste un ruolo chiave in termodinamica. Quindi vediamo subito il testo del quiz e poi lo commenteremo insieme. Allora, il quesito ci dice: quanto vale il rendimento in percentuale di una macchina termica che compie un lavoro di 100 joule e assorbe 250 joule di calore? Allora, le alternative come al solito sono 5 e sono A 250%, B 60%, C 40%, D 100% e 50%. Ti lascio qualche istante per provare a risolverlo e poi lo risolviamo insieme. Allora, la risposta corretta è la risposta C. Allora, quando avremo finito la lezione, tu sarai in grado, riguardando questo quiz, di escludere 2 delle 5 alternative. Ma comunque, vediamo come risolvere il quesito. Allora, noi sappiamo che il lavoro è dato da, che il rendimento è dato da lavoro fratto calore assorbito e noi nel problema abbiamo tutte e quante le informazioni. Quindi possiamo fare 100 diviso 250 e viene esattamente 0,4. Una volta ottenuto questo 0,4 però, troviamo il rendimento percentuale. Il rendimento percentuale non è nient'altro che il rendimento moltiplicato per 100 e il risultato chiaramente andrà espresso con il valore di percentuale vicino. Quindi rendimento percentuale uguale 0,4%, quindi 40% in percentuale, quindi la percentuale, diciamo, di rendimento di questa macchina termica sarà proprio il 40%.